Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi vi mostro un'altra alternativa per la ricarica delle celle 18650. Le celle 18650, come vi ho mostrato un qualche video fa, si possono ricaricare sia con un caricabatterie fai da te, o in alternativa esistono tantissimi caricabatterie fatti apposta per la ricarica di queste batterie, diciamo, particolari. Queste sono batterie agli ioni di litio, 18650 è la dimensione. In questo video ti mostro cosa ho preso, appunto, per farti vedere. Eccolo qui. Questo, ragazzi, è un caricabatterie da rete per la ricarica di due batterie 18650. Andiamolo ad aprire. Ok, e 1 e 2 e 3. Questo è il nostro caricabatterie. 230 volt da qui, o in alternativa alimentabili anche a bassa tensione. Andiamo a leggere i dati tecnici, perciò bassa tensione, cioè da questo spinotto, 12 volt, o in alternativa da quest'altro spinotto, che dovremmo avere il cavo, esatto, eccolo qui, abbiamo anche il cavo, questo qui, con questo attacco qui. Si va a inserire la cella 18650. Mi raccomando, ragazzi, positivo è sopra, negativo è sotto, perciò la cella così la vai a inserire nella slitta a molla, che devo dire che è molto dura, sono molto dure. E allora è buono che siano dure, perché assicura un contatto durevole, ecco. Perché se è morbido può anche non fare contatto e non ti ricarica la cella. Invece qui hanno messo delle molle belle grandi, non so se riesci a vedere la molla, eccola qui. Qui abbiamo tutto l'impianto a molla, che è molto duro, anche forse esageratamente duro. Mamma mia. Ok, si mette la cella. Nel mio caso ho messo due Samsung, uno, due display che ti indicano lo stato di carica, con tre LED cada uno, LED super luminosi, ovviamente. Questo, abbiamo detto, va qui. Ok, tensione di rete, perciò andiamo a eliminare il gancettino e ora in diretta vi mostro come ricarica e come funziona. Ragazzi, in commercio oltre questi esistono anche altri caricabatterie. Per esempio io utilizzo anche l'Opus. Opus è simile, però ha 4 caricatori, perciò può ricaricare anche 4 batterie in contemporanea. Questo è un caricabatterie come anche l'Opus, intelligente, perciò in automatico lui sa cosa sta ricaricando. Puoi ricaricare non solo queste batterie 18650, ma anche per esempio le stilo, le mini stilo, eccetera eccetera eccetera. Poi eventualmente nel librettino di istruzione che è qui ti spiega il tutto, ecco. 3 2 1 2. Ne ho presi due perché devo fare un upgrade del mio parco caricabatterie. Eccolo qui, questo è il secondo. Sono simili, hanno entrambi la porta bassa tensione ed alta tensione. Eccoli qui. Benissimo ragazzi, ho avviato la ricarica con alta tensione, 230 volt, utilizzando il cavo che hanno dato loro in dotazione. Come vedi dai due display, abbiamo i LED che salgono e scendono, ci indicano ricarica in corso.
quando la batteria sarà completamente carica, i LED si fermeranno a livello appunto massimo. E, come abbiamo detto, è un prodotto di buona qualità che posso eventualmente consigliarvi se non sapete cosa utilizzare per ricaricare queste tipologie di batterie. Io ho preso due di questi appunto per provarli e poi ne prenderò un'altra decina per fare, diciamo, una batteria di carica batterie per ricaricarmi le batterie. Appunto, per tieni in considerazione che in questo momento ho circa 1800 celle da ricaricare, da testare, perché sto portando avanti un'idea che è quella di creare un gruppo di accumulo di altissima capacità e utilizzo queste celle. Niente ragazzi, per questo video è tutto, ti ringrazio per la visione, mi raccomando iscriviti al canale e clicca nella campanella, se no non riceverai le notifiche dei video successivi. Approfitto di questo video perché voglio mostrarti velocissimamente questo nuovo supporto. Eccolo qui, questo l'ho preso per la GoPro, il GoPro 8, come vedi è un supporto molto carino, estensibile, eccolo qui, con la normalissima vite superiore. Questo lo utilizzo principalmente appunto per la GoPro, però è possibile andare a mettere qualsiasi telecamera e utilizzarlo sia come selfie stick che come supporto. A differenza di quello che avevo, questo è molto più bilanciato perché vedi, non si muove e scarica benissimo il peso per terra. Ovviamente non caricare molto peso perché dico, le alette sono di buona qualità, però dico, non puoi mettere 10 kg ovviamente. La GoPro, il mio uso, è più che sufficiente. Niente ragazzi, per questo video è tutto, ciao e al prossimo video.